Benvenuti sullo Strazio Mentale. Oggi parleremo di incredibili casualità che, sommate tra loro, possono generare spirali di eventi capaci di condurre l'uomo alla follia. Se siete particolarmente sensibili, vi consiglio di chiudere immediatamente questo video. Se doveste farvelo addosso, infatti, la sottoscritta si solleverebbe da ogni responsabilità. E di certo non verrebbe a cambiarvi i panni sporchi. Scopriamo assieme la bizzarra storia di quest'altro protagonista, Angelo B. Non pronunceremo per intero il suo cognome per questioni di privacy. Siamo in Liguria, alla fine degli anni 50. Il piccolo Angelo, curioso bambino dalla folta e riccia chioma, si reca con suo padre al mercato cittadino nel quartiere orientale di Genova, chiamato localmente Fiera dell'Est. L'attenzione di Angelo è ben presto catturata dalla bancarella di un mercante che vende simpatici topolini. Suo padre si accorge subito della curiosità con cui il figlioletto osserva quei roditori correre da un lato all'altro dello spazio espositivo. Così decide di farlo felice e di acquistarne uno. Pensa di aver fatto un affare. Il topolino viene venduto a un prezzo davvero conveniente, appena 2 soldi. Ma non sa che, invece, questo acquisto innescherà una tremenda reazione a catena. Percorsi pochi metri dalla bancarella, un gatto dall'aspetto innocente, con un rapido movimento, ruba l'animaletto appena comprato e lo inghiotte con avidità. Potete immaginare lo shock sui volti di Angelo e di suo papà. Ma la storia è appena agli inizi. Passano pochi secondi e, quasi come una punizione divina, un cane randagio che si trova nei dintorni aggredisce il gatto e lo morde con ferocia. Come in un effetto domino, un evento tira l'altro e i due nostri protagonisti si trovano a trascorrere una mattinata rocambolesca all'insegna del karma. Ben presto un signore presente si getta con il suo bastone in difesa del gatto e picchia il cane. Non si accorge, tuttavia, che pochi metri più in là si è scatenato un incendio che, oltre a distruggere alcune bancarelle, brucia anche il bastone utilizzato per picchiare il cane. Prontamente i presenti si precipitano con secchiate d'acqua che spengono il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato il padre di Angelo B comprò. Il rogo viene così domato, ma di conseguenza il mercato si ritrova in una gigantesca pozza d'acqua. Poco distante vi è una stalla aperta, così un toro si avvicina e beve l'acqua che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato il padre di Angelo B comprò. Uno dei venditori del mercato è un macellaio, che approfitta della confusione per rapire il toro e macellarlo. Alla catena di eventi incredibile, ma pur tuttavia naturale, si aggiunge all'improvviso il sovrannaturale. Così arriva l'angelo della morte, che si avventa proprio su quel macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato il papà di Angelo comprò. Questa nefasta concatenazione di disgrazie è però interrotta dall'intervento divino. Infatti il Signore interrompe la serie di tragedie scagliandosi sull'angelo della morte, che si era avventato sul macellaio, che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato il papà di Angelo comprò. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Spero vi abbia spaventato a tal punto da farvi rimpiangere di essere nati.
Vorrei concludere con le parole del grande filosofo medievale Forrest Gumpius. La vita è come una scatola di cioccolatini. Li mangi tutti con ingordigia, diventi dipendente dagli zuccheri e poi muori di diabete. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima! Oh ragazzi, e allora? No ragazzi, ma è incredibile ogni volta. Ah, ecco. Ma dovete sempre farmi fare figuracce, eh?